primo tempo, da una rimessa laterale del Torino nasce il gol. Fusi manda in avanti, Garcia ha una indecisione, Bresciani è freddo e bravo a battere Cervoni. È l'1-0 per il Torino, risultato che resta immutato sino all'undicesimo del secondo tempo. Vediamo, angolo per la Roma, battuto da Hasler, controlla con il corpo Bonacina che trova pronto Marchegiani alla respinta. Pronto è però anche Aldair che firma l'1-1 finale. I Granata hanno protestato per un sospetto fallo di mano di Bonacina.